di San Buceto con la battistrada Magnificat ha tarpato definitivamente le ali alle ambizioni playoff del futsal lanciano. A causa dell'enorme divario dalla seconda posizione sono 15 punti che dividono adesso i rossoneri dall'Atletico Silvi, che precluderebbe di fatto la disputa degli spareggi di fine stagione. E per mister Similiani sarà veramente dura trasmettere ai suoi le giuste motivazioni per chiudere la stagione con un più che ottimo terzo posto, non male per una matricola. Motivazioni che sono invece al massimo per gli aquilani del presidente Tomei, chiamati a fare il vuoto nelle posizioni di retroguardia e ad allungare oltre la fatidica soglia dei 10 punti di distacco dalla penultima, che consegnerebbe loro la salvezza automatica senza le forche caudine dei play-out. Gli ospiti sono peraltro reduci dal rinfrancante successo nello scontro diretto con i marsicani della Fenice e arrivano a Lanciano con il morale alle stelle, ma anche con qualche problemino di organico. Il Lanciano, che lamenta l'assenza perdurante di Ceri, inizia subito in salita visto che gli ospiti passano all'incasso dopo appena 20 secondi dal fischio d'avvio, ed è Tortiello a portare i suoi in vantaggio con una girata da distanza ravvicinata che manda la sfera a spegnersi all'incrocio dei pali più lontano. Se la reazione più immediata dei frentani porta al diagonale di Cicco Cioppo che si spegne al lato, il ritorno del quintetto ospite dalle parti di Andreoli è ancora deflagrante. Si gioca da 4 minuti infatti e i rossoblu vanno all'incasso con Agrusti, che raddoppia con un micidiale raso a terra dalla distanza. Di Giulio prova a dare la carica ai suoi, rendendosi insidioso in un paio di occasioni ravvicinate, ma la porta di Cocciolone rimane chiusa a doppia mandata e i presagi di un pomeriggio da incubo per la squadra di casa sembrano confermarsi nelle fasi successive della contesa, e in particolare con il tris del quintetto aquilano che si concretizza al 14° per merito di Bizzarri, che rimpingua il vantaggio per i suoi con un perfido diagonale dalla destra che sorprende Andreoli sul primo palo. Mister Similiani corre ai ripari inserendo il portiere di movimento e la tattica, sicuramente spregiudicata ma indispensabile, indotta dalla necessità, lo premia quasi immediatamente visto che arriva alla rete di Di Giulio con un tocco da due passi al culmine di una persistente manovra avvolgente dei suoi. I rossoneri si avvicinano ulteriormente ai rivali con il raddoppio griffato da Pasquini a segno con un destro ravvicinato che lo lascia scampo a Cocciolone, ma l'entusiasmo per il risultato rimesso parzialmente in carreggiata è ben presto destinato a smorzarsi, visto che l'area ripristina il doppio vantaggio con Bizzarri, che al 27° fa poker con un gran destro dal limite. Pasquini tiene ancora a galla i suoi, realizzando poco dopo la terza rete lancianese, stavolta con una conclusione dal limite al termine di un lungo fraseggio dei suoi. Il quintetto rossonero chiude la frazione in zona d'attacco con un assedio infruttuoso verso la porta di Cocciolone, che riesce a limitare i danni sulle offensive di Massimini, Di Giulio, Pasquini e ancora Massimini. La frazione si chiude con il vantaggio della truppa di mister Perilli, che al riavvio dei giochi prende il largo con Ciocca a segno dopo la corta respinta di Palmerio. I padroni di casa protestano per un presunto tocco di mani del calciatore aquilano, ma la coppia arbitrale De Michele Vitucci non ravvisa irregolarità e convalida la segnatura. I rossoneri del presidente Andreoli non si arrendono e si riavvicinano 3 minuti dopo con Cicco Cioppo, che fulmina Cocciolone con un tocco a ridosso della linea di porta, approfittando della mancata presa dello stesso estremo rossoblu. Il risultato è rimesso in discussione, ma premia ancora gli aquilani. Mister Similiani insiste con il portiere di movimento e i suoi creano numerose occasioni da rete, ma Cocciolone e compagni reggono l'urto poderoso del quintetto rossonero e riescono a limitare i danni. Le offensive di Di Giulio, Massimini e Carpentieri, oltre a quella di Cicco Cioppo, non scalfiscono la porta di Cocciolone, che anzi, proprio a causa dell'attacco a ranghi uniti degli avversari, approfitta della porta rimasta incustodita per andare direttamente a bersaglio con un lungo rinvio che inquadra alla perfezione il bersaglio grosso e consente ai suoi di acquisire un vantaggio di matrice tennistica. Cassano, che nel frattempo ha sostituito tra i pali Andreoli e si alterna con il portiere di movimento, è attento sul velenoso diagonale di Bizzarri. Sull'altro versante Cicco Cioppo suona la carica facendo la barba al palo più lontano, ma è decisamente più deflagrante all'affondo successivo quando va a segno riducendo il divario con un tocco di rapina, sfruttando l'ottimo lavoro propedeutico di Massimini sulla corsia mancina. E quest'ultimo, assente e inaspettato alla giostra del gol, riesce infine a regalare il pareggio in zona Cesarini alla sua squadra dopo aver sciupato in precedenza un paio di interessanti opportunità. Non è il risultato che i rossoneri si aspettavano alla vigilia della gara, ma considerando l'andamento della stessa non è comunque da disprezzare. Per gli ospiti rammarico per la vittoria sfumata all'ultimo assalto, ma punto da portare a casa con soddisfazione visto il valore dell'avversario.
Mister Similiani, oggi una gara riacciuffata in zona Cesarini, come suol dirsi nel calcio a 11, una gara però dove siete stati costretti ad inseguire e a sfruttare molto il portiere di movimento che in più occasioni ha dato i suoi frutti, però forse la gara è stata presa inizialmente un po' sotto gamba dai suoi. Sì, siamo partiti malissimo, una partita non presa sotto gamba perché l'abbiamo preparata come sempre. Però l'abbiamo affrontata proprio mentalmente in maniera molto moscia e io l'ho visto già dal riscaldamento e ragazzi avevo fatto notare questo e così si è poi manifestato in campo. L'Aquila ha fatto un'ottima partita, infatti approfitto per fare i complimenti a loro. Probabilmente le motivazioni a oggi fanno la differenza, loro hanno necessità di punti per salvarsi e sono venuti a fare la loro gran bella partita, noi forse consapevoli che i playoff ormai sono andati via, abbiamo avuto questo momento così, poi abbiamo avuto un'ottima reazione col portiere, anche una reazione nervosa, una reazione diciamo di emotiva e l'abbiamo, per fortuna almeno abbiamo riportato questo pareggio a casa. Oggi ha preferito insistere su Andreoli in porta, poi nel secondo tempo è entrato Cassano, ci sono motivazioni di carattere anche fisico? No, ho fatto una scelta, il ragazzo si è allenato bene, ho voluto dargli fiducia, ha risposto anche bene, al di là di qualche indecisione che comunque ci sta, però poi per evitare anche che avesse magari una responsabilità ulteriore, che si sentisse più responsabilizzato del dovuto, ho preferito mettere Alessio Cassano nel secondo tempo, anche se poi per pochi minuti, perché abbiamo utilizzato il portiere di movimento per lunghi tratti della partita. Adesso l'obiettivo più realistico è quello di acciuffare il terzo posto, che non dà diritto in questo caso ai playoff, però per l'onore dell'annata è un risultato ottimo. Sì, noi dobbiamo migliorarci sempre, è ovvio che se hai degli obiettivi magari ci sono stimoli diversi, ad oggi torno a ripetere, non voglio essere ripetitivo, però ci alleniamo sempre a ranghi ridotti, abbiamo delle assenze, ci rimanca da un mese, quindi ci stiamo un po' barcamenando per allenarci il meglio possibile, poi in campo a volte queste cose qui si notano, si avvertono, però ho detto ai ragazzi alleniamoci e giochiamo sempre per migliorare la classifica perché da neopromossa, come hai detto anche tu all'inizio dell'intervista, è un risultato ottimo, quindi il terzo posto per noi sarebbe come un primo e poi per migliorarsi sempre perché le cose fatte un po' così superficialmente a me non piacciono e loro lo sanno, quindi queste ultime partite che sono rimaste da giocare le dobbiamo giocare per vincerle e per portare al termine poi il risultato migliore di questa classifica. Pierluigi Tomei, tra le altre cose anche presidente dell'area L'Aquila Futsal, oggi un buon punto racimolato qui a Lanciano, anche se qualche rammarico c'è perché eravate in triplo vantaggio e probabilmente poi le motivazioni hanno fatto il resto, soprattutto per voi. Sì, c'è rammarico perché comunque il pareggio è arrivato proprio sul gong e poi siamo stati sempre in vantaggio in questa partita, quindi avevamo già pregustato il piacere della vittoria, però comunque loro sono un'ottima squadra e che secondo me è tecnicamente la più forte del campionato, posso dire, e qui mi hanno recuperato anche meritatamente questo pareggio. Il peccato è proprio la tempistica del tutto, poi comunque la vittoria ci avrebbe lanciato e ci abbia fatto molto piacere vincere qui, insomma. Quali sono le prospettive in ottica salvezza? L'obiettivo è dare sicuramente 10 punti alla penultima, quindi fare più punti possibili da qui alla fine del campionato e secondo me dipende molto da noi, è alla portata l'obiettivo, però dobbiamo giocare come oggi, anche meglio e anche ricompattarci un po' perché oggi comunque per svariati motivi eravamo anche risicati. Infatti c'erano diverse assenze, nel Lanciano mancava Ceri ma voi ne avevate anche di più di assenti. Sì, noi numericamente avevamo più assenze, però anche la grandezza del campo ci ha aiutato a sopperire a questa problematica. All'inizio stagione erano questi gli intendimenti, ottenere una salvezza evitando i play-out? In realtà forse anche qualcosina in più, però avendo cambiato allenatore, modulo di gioco e comunque anche molti giocatori ci sono state inizialmente le difficoltà,
da un punto di vista dei risultati, ma anche di gioco, di ambientamento. Però sono state superate, insomma, questo sì. Quindi siamo partiti con un grosso handicap.